Buongiorno a tutti cari amici elettronauti, guardate qui che cosa ho, una chiave di una DR. Oggi siamo da Gruppo Carmeli e questa è praticamente una anteprima pazzesca nazionale. Nessuno youtuber italiano è mai riuscito a mettere le mani su questa vettura che andiamo a vedere oggi. Che cos'è? Beh, è la DR1. Eh già, ed è qui, non è un render, è un'auto vera. Prima di tutto dobbiamo dire che quest'auto non è un'auto di produzione, ma è una pre-produzione, quindi si potrebbe trattare come un prototipo, quello che è un po' stato la show car di DR che avete visto anche, non so, nella pubblicità bellissima che ha cominciato a girare il mese scorso. Osservandola da vicino posso dirvi che è veramente sbalorditiva. Prima di parlarvi di prezzi, prima di parlarvi di motori, kilowatt, cavalli, batteria, eccetera, vediamo com'è il feeling, a primo impatto, come la trovo. Allora, a parte il fuori che è veramente molto particolare, internamente mi sembra proprio una vera, vera auto. E alla fine, ragazzi, è proprio questo quello che conta. Ossia come appare, ma com'è anche la sua sostanza. Io non la vedo solo come un'auto per un giovane, anche se ha questa linea rossa qui in mezzo, l'alettone è un pochino giovanile. Io la vedo proprio come auto ideale per la città, per tutti. È veramente molto aggressiva, poi ci sono anche vari colori disponibili con la tinta unita eccetera eccetera, ma vabbè, questa è proprio come è stata pensata e secondo me ha veramente molto senso. Se la gioca con 500 elettrica, Dacia Spring, Renault Twingo, ma secondo me ragazzi le batte tutte. Ah, e se la gioca anche con Smart, ma la Forciu ovviamente. Ma devo dire che questa le batte tutte. Perché? Perché c'è un'attenzione ai particolari molto più alta, secondo me. Non è nulla, è lasciato al caso. Poi abbiamo veramente tanto spazio. Io non sono in piedi, va bene? Non è un meme questo, ragazzi. Però devo dire che tutto è veramente calcolato nei minimi termini. Non è un 5 posti omologato, è un 4 posti, ma sono sinceri, 4 posti veramente sinceri. C'è spazio per le gambe e anche per le ginocchia. Vedete che anche l'amico Pasquale, mettiti dietro l'altro sedile giusto per... Beh, quasi meglio di 500. Sì. Più aria alla testa. Hai più aria verso... Perfetto. Quella è la faccia di un Pasquale incredulo. Ecco, forse l'unico problema è quel porta bottiglie lì in mezzo che magari poteva essere un pochino più avanti. Guardate ad esempio i sedili. Allora, qui abbiamo un mix che è pelle e tessuto. I sedili sono anche traforati, quindi probabilmente d'estate non si morirà dal caldo. Ma a proposito di sedili, allora qui in questa versione, nella parte di sinistra, troviamo il classico meccanismo per andare ad inclinare lo schienale. E vabbè, fin lì ci siamo, normalissimo. Ma guardate di là cosa c'è. Un pulsante a parte che comunque è completamente regolabile, ma abbiamo anche un pulsante per far salire più comodamente le persone dietro. Non male questa cosa. Poi i sedili sono completamente sfoderabili, quindi volendo si possono anche smontare e lavare. Dietro abbiamo delle tasche che non io mi sarei aspettato di trovare una retina. Prima di passare al posto di guida, ragazzi, a sedermi, cosa troviamo qui sotto? Beh, qui sotto, questo è un prototipo, ovviamente non sarà così, ma abbiamo una presa CCS2 combo di default, quindi super importante. Quest'auto ha una batteria da 31 kWh
i chilometri sono più o meno 300 quelli che riuscirete a fare in ciclo WLTP e si può ricaricare fino a 40 kW di potenza in DC. Ciò vuol dire che in circa un'ora, anzi probabilmente meno di un'ora, riuscirete a ricaricarla e quindi la vedo anche utilizzabile quasi senza nessun problema in un lungo viaggio utilizzando e sfruttando magari la rete di ricarica delle colonnine in autostrada. Proviamo ad aprire il baule, qui non mi aspetto di trovare un 400 litri, però qualcosina abbiamo, probabilmente saranno un 20 litri giù di lì, non so i dati esattamente, però comodo comunque avere qui sotto la possibilità di andare a riporre un cavo e anche il triangolo, quindi diciamo le dotazioni di emergenza si possono andare ad inserire lì. Poi vabbè, non avete spazio per una borsina o per una valigia? Nessun problema, utilizzate questo sistema e potete abbattere i sedili tranquillamente. E allora qui sì che abbiamo un 800-1000 litri sicuramente. Da notare poi anche come DR sia andata a sfruttare perfettamente questo spazio utilizzando questa asola di tessuto per andare a aprire e chiudere i sedili. Vedete, qui c'è una parte in velcro, si attacca, così almeno non so, magari alle alte velocità non sbatte. Chissà se lo faranno elettroattuato un giorno, non credo, però non fa niente. Comunque, essendo molto dritto il vetro, non ha bisogno neanche di un tergicristallo. Dettagli. Il sedile è regolabile avanti e indietro, non in altezza per il momento. Abbiamo un volante classico con taglio sotto a tre razze. Sulla sinistra troviamo un controller, diciamo, della parte del quadro di strumenti. Sulla destra abbiamo altre impostazioni, ad esempio quelle dell'aria condizionata. Una cosa molto particolare è che sulla destra del volante ci sia diciamo la parte della climatizzazione. Infatti se io vado a premere qui sul pulsante qualcosa cambia qui sul sistema infotainment centrale, che è un buon schermo grande, adesso lo vediamo in cinese perché comunque DR è un'auto di fabbricazione cinese, brandizzata poi qui in Italia, assemblata poi qui in Italia, e devo dire che tutto fila veramente liscio. Non so, io proviamo a metterci qualcosa, schiacciare qualcosa. Pazzesco come sia funzionante pur essendo comunque una show car. Qui poi abbiamo anche le modalità di guida, modalità sport, ma pensa, abbiamo anche diciamo una ghiera per andare ad impostare l'aria condizionata, accenderla, spegnerla e alzare o abbassare i numeri di giri della ventola. Cambio centrale con ghiera, freno di stazionamento e abbiamo anche la ricarica wireless dello smartphone. Poi ha anche lo spazio qua sotto, proprio come le vere auto elettriche, prive chiaramente di trasmissione. E qui vediamo una presa, anzi due prese USB e anche la presa da 12 volt. Pulsante start e stop, gestione dell'apertura e chiusura centralizzata. A quest'auto non manca veramente niente. Ma parliamo adesso un pochino di dati tecnici. Per adesso l'impressione è veramente molto positiva. Allora, qui abbiamo dei cerchi da 15 pollici, 4 freni a disco. Io avrei preferito dei cerchi magari chiusi per quanto riguarda l'autonomia, ma devo dire che questi sono veramente molto molto belli. Oltretutto poi abbiamo un motore che non è affatto male per la città, 61 cavalli, 150 Nm di coppia. Da 0 a 100 non è velocissimo, perché qui abbiamo circa bisogno di 17 secondi per arrivare a 100 km orari. Però allora, se questo dobbiamo sacrificare l'autonomia, anche no, così va più che bene. Lo 0,50 comunque lo fa in meno di 5 secondi, quindi allo stop probabilmente li brucerete comunque tutti. E poi comunque il motore è nella parte giusta, è proprio qui dietro.
Poi abbiamo anche le sospensioni MacPherson sul frontale e Multilink sul posteriore, giusto per stabilizzare la guida. Ah, e quasi dimenticavo, il suo peso totale è di circa 1050 kg, quindi è decisamente super maneggevole. Forse l'unica cosa che mi fa storcere leggermente il naso è la velocità massima, che insomma la DR1 arriva a 120 km orari. Magari in autostrada potrebbe essere un problema, però nella vita di tutti i giorni 120 è già abbastanza. E per finire, ragazzi, una cosa importantissima, ossia la garanzia. Beh, allora, prima di tutto, se avete un qualsiasi problema, Carmeli di Brescia è sia concessionaria che service e segue ovviamente tutta Brescia e tutta la sua provincia. Poi, in ogni caso, DR offre una garanzia di 8 anni o 100.000 km, che 100.000 km con questa bestiolina, insomma, parliamone. E poi, una cosa particolare, sulla sua scheda tecnica considera in garanzia 1000 cicli di ricarica, il che vorrebbe dire 300.000 km, sempre basata sulla stima WLTP. Non male per niente. Ecco, giusto per terminare il nostro giro, abbiamo dei materiali, mi sono dimenticato di raccontarveli. Allora, qui davanti abbiamo una plastica dura, croccante, poi qui invece pelle, un altro mix di materiali tra lucidi e opachi, molto molto bello, e di nuovo plastica. Non abbiamo un cassettino portaoggetti, ma abbiamo comunque un buono spazio dove mettere quello che serve. La portiera idem, abbiamo ancora un materiale croccante, un materiale poi qui bellissimo, secondo me nero lucido, e il ricordo, quindi il contrasto con sedili e portiere. Direi molto molto bella. Poi lascio a voi ovviamente decidere, ragazzi. La comprereste? Quanto costa? Beh, costa 25.900 euro, ma con gli incentivi statali la potete portare a casa a 19.000 circa, anche se non l'avete da rottamare, perché DR fa, diciamo, una campagna lancio con uno sconto di 1.000 euro, quindi a circa 19.900 euro la potete portare a casa, e direi che potrebbe essere un affare. E ragazzi, direi che per la prima prova così a caldo è andata molto bene questa DR1. Fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate, e aspettate una prova su strada. Quindi iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo presto. Ciao elettronauti.